Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento politico come ormai di consuetudine in questo periodo. Riospitiamo un'altra volta graditissima ospite Marta Ruggeri, candidato a sindaco per i 5 Stelle, dove abbiamo sviscerato tanti argomenti in questi, in questi approfondimenti. Quello che vogliamo toccare quest'oggi, questa, questa sera, è un argomento estremamente sentito anche da Fano e da tutto l'Interland perché è un motore, è un motore anche di economia. Parliamo di turismo, di eventi e c'è stato recentemente proprio eh, qui ospite... Eh, Alberto Bonisoli, il ministro dei beni e delle attività culturali che appartiene al Movimento 5 Stelle e è un parlamentare del Movimento 5 Stelle col quale insomma, ci sono state tante argomentazioni. Una, però delle, delle più trainanti eh, Marta Rogeri è stato quello dell'Isippo. Eh, ha fatto delle affermazioni, ha detto eh, delle cose importanti che hanno fatto tanto piacere e insomma, se il Getty Museum ah, abdicherà alla sua condotta ostracista insomma, eh, forse vedremo il Lisippo qui eh, in Italia, ma noi lo vorremmo vedere a Fano insomma, certo. cosa, no? questo è l'augurio che, che, ci, che ci facciamo tutti ci saranno possibilità eh, per eh, questo? Allora penso di sì, insomma il ministro Bonisogli è venuto appunto a Fano recentemente è chiaro che non ha potuto dichiarare apertamente che cosa succederà eh, quando verrà conclusa questa vertenza con il Ghetti Museo di Los Angeles per il rientro in Italia dell'Isippo, perché appunto l'avvertenza è ancora aperta e il governo sta facendo un'opera di diplomatica un'azione diplomatica per il rientro di questa Stato in Italia però eh, gli è scappata una battuta sul finale dell'incontro quando gli ho consegnato la statuetta dell'Isippo, così come ricordo di Fano, una battuta significativa che indica qual è la sua volontà personale, eh, perché ha detto: mh, Parto con no, la, statua la statuetta dell'Isippo come promemoria e tornerò la prossima volta con il Lisipo vero. Quindi, essendo un ministro del movimento 5 Stelle ed essendo venuto quella, quel pomeriggio, insomma, Fano proprio a sostegno della mia campagna elettorale, io credo che quell'impegno possa valere doppio. Ecco, ecco tra l'altro poi lo ricordiamo, è andato sulle cronache, sui giornali, anche per la sua iniziativa, ha posto veramente un bel filtro, cosa che fino ad ora non era mai stata fatta. Ha detto un attimo, eh, cari musei, eh, passate Casi, dal ministero prima sì, di, no, di, di prestare, tre, di, loro, prestare ehm. di fare. Quindi questa è una presa di posizione molto decisa, sì, sì. che non ha precedenti. No, no, non ha precedenti, è una posizione assolutamente importante. E, e quindi evidentemente il ministero per la prima volta nella figura di Alberto Bonisoli si sta prendendo cura della questione, ci fa molto, molto piacere. Poi ricordo anche no, che a Fanno abbiamo ben tre parlamentari che sono i rapporti con il Ministro, quindi sicuramente eh, faranno un'azione nei suoi confronti e stanno facendo un'azione nei suoi confronti di promemoria quasi quotidiana. Ecco. Ecco, quindi, insomma, <ride> siamo in buone mani. Ora o mai più, insomma. Eh sì. ecco. Va bene. Allora, il vostro programma è, è veramente denso del tema culturale, puntate molto su questo aspetto, anche appunto sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Quindi Marta Ruggeri, che cosa... Eh, propone eh, a riguardo di Romanità, di Lisipo, ecco, che cosa soprattutto non è stato fatto a questo riguardo? Allora, noi vogliamo operare una promozione importante, appunto, legata alla statua dell'Isippo e legarla naturalmente al patrimonio archeologico della nostra città, perché c'è un filo conduttore. Insomma, l'Isippo era un artista al seguito della corte di Carlo Magno, e questa statua è una delle dei pochi bronzi a grandezza naturale che sono rimasti insomma, fino ai nostri giorni quindi, ha un valore veramente molto importante quasi inestimabile e il rapporto con Fano esiste perché naturalmente è stata riscoperta Fano, ritrovata Fano e Fano è anche il luogo in cui si dice che Vitruvio abbia costruito questa basilica e il rapporto tra arte romana e arte ellenistica insomma è molto forte tant'è che Vitruvio stesso all'interno del suo trattato enciclopedico di architettura cita proprio l'Isippo e fa riferimento al canone artistico ellenistico. Quindi una sorta di filologia storica ci dà conferma che questo legame veramente esista, però la cosa più importante che bisogna fare a questo punto è realizzare un museo in cui possa essere conservata questa statua qualora arrivi. Quindi adesso si sta studiando no? l'idea, un progetto insomma, per realizzare un museo archeologico nella zona dell'ex Filanda vicino al, dove è stato scoperto il teatro sì, romano, certo. eh, però è anche vero che si potrebbero anche prendere in considerazione altre soluzioni e noi abbiamo intenzione insomma, di farlo, anche perché il, reato, il teatro romano eh, va reso fruibile, vanno terminati gli scavi, quindi insomma, ancora di lavoro ce n'è da fare, però quello che è assolutamente importante, ha detto il ministro stesso, è che Fano siede su un tesoro inestimabile e quindi dobbiamo cercare di valorizzarlo. Per esempio esiste la necropoli che è stata trovata tra Via Roma e Via dell'Abbazia che è stata a suo tempo musealizzata. Adesso eh, si trova nei sotterranei del centro commerciale che è stato lì costruito eh, ma non è fruibile, quindi questo mm. è un grande peccato insomma per tutta la città. La stessa cosa riguarda l'acquedotto romano che è, è addirittura è stato funzionante fino alla fine dell'Ottocento, eh, sono degli ambienti ipogei molto affascinanti, però non sono fruibili. Quindi dovremo cercare assolutamente di valorizzare questi beni che abbiamo e di fare una promozione integrata. E, eh, Basandoci anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie come la realtà aumentata certo. eh, o le applicazioni per eh, sistemi elettronici no? come smartphone, ipad iPod, insomma certo. tutte queste cose qui che hanno molta ehm, suscitano molto interesse soprattutto da parte dei giovani, quindi è un modo per avvicinarli certo. a fare queste visite e queste conoscenze. Quindi il Ministro Bonisoli ha detto che ci vorrà qualche anno prima che l'avvertenza si concluda. Il ghetti Detiene quest'opera dal 1977, quando no, è arrivata nel museo uscendo, essendo stata esportata illegalmente dall'Italia, e quindi noi abbiamo intenzione di creare un'attesa e di cominciare già una promozione adesso, sperando che torni comunque presto a Fano e l'Isippo originario, eh, creando un ologramma d'altezza naturale eh, che potrebbe essere un'opera di richiamo fin da subito. Ecco, eh, quindi quando eh, a domanda specifica eh, il ministro Bonisoli ha risposto eh, che a questo riguardo a Fano c'è ancora tanto da fare, forse intendeva dire proprio questo, no? C'è tutto sì. un percorso da mettere in moto. C'è un percorso da mettere in moto, il ministro intendeva anche altro, <ride> cioè oltre alla realizzazione del museo per cui ha anche detto insomma che il ministero è anche disponibile certo. a darci una mano eccetera. Eh, lui diceva che bisogna fare anche altre operazioni perché eh, questa statua ha un valore, come dicevamo prima, veramente molto, molto grande, è l'unico bronzo originale di Lisippo che è arrivato fino ai nostri giorni, quindi se venisse dato a Fano è chiaro che Fano deve essere pronta e in questo senso Bonisoli chiedeva proprio un invito ad occuparci anche di altre questioni come la ricettività alberghiera. Come per esempio la viabilità urbana eh, che va aggiornata, sistemata, certo. è un discorso che abbiamo fatto tante volte, certo. e anche un occhio alla mobilità sostenibile. Lui diceva queste sono le tre cose che dovete sistemare oltre alla mm. realizzazione del museo. Noi siamo pronti a raccogliere questa sfida perché, tra l'altro, questa idea di sviluppo è già contenuta all'interno del nostro programma, fanno sicura di sé. Eh, perché creiamo, crediamo fortemente che uno sviluppo culturale deve essere per. Forza legato a uno sviluppo economico, turistico e anche sociale. Quindi eh, invito chi fosse interessato ad andare a approfondire queste cose sul, relative al programma che trova sul mio sito. Ecco. Certo, quindi insomma un, sono tante le sfaccettature che possono uh, contribuire a un uh, habitat per il turista molto più coinvolgente, molto più calato nella, nella realtà romana che mi sembra di. In, in, uh, insomma, interpretare sia uno dei vostri assi portanti. Sì, tra l'altro, abbiamo intenzione di chiedere anche l'inserimento delle mura romane e della città di Vitruvio. Eh, tra il patrimonio dell'umanità, inserendolo nella lista dell'UNESCO, predisposta dall'UNESCO, e anche in questo caso ci sarà bisogno del governo e proprio del Ministero dei Beni Culturali. E quindi il Ministro ha assicurato, ha detto che tutto quello che è contenuto all'interno del programma mio sarà realizzato con l'aiuto del governo. Quindi ci sono diversi punti in cui abbiamo no? certo. eh, anche scritto nero su bianco eh, nel programma, che, in che cosa ci può aiutare l'attuale governo, mm. perché insomma. 5 Stelle certo. stanno governando il paese, quindi è una possibilità che ci viene data oggi. Non si sa quando Nefano, no? avrà quest'altra possibilità, un'altra possibilità simile, quindi va assolutamente sfruttata. sfruttata. Mm. Beh, quella dell'UNESCO sicuramente è una bella, una bella bandierina, eh, ma, sì, no? eh, sì. sicuramente. Ma ehm, a Fano. Universalmente è riconosciuta una moltitudine di eventi, soprattutto concentrati nel periodo estivo, che forse da nessun'altra parte eh, nelle nostre città limitrofe, nelle nostre realtà limitrofe si possono trovare. Ogni fine settimana il turista qui ha di che cosa, di che cosa fare. C'è tutta però una moltitudine di soggetti che fanno sì. sì che tutti questi eventi micro, gron, grandi e, e, e medi eh, prendono vita, mm. quindi mi ripenso al volontariato, tutte le associazioni e quindi anche nel vostro programma c'è attentamente eh, un, un paragrafo dedicato a questo sì. aspetto e anche al coordinamento delle iniziative che sicuramente sì. eh, meritano una regia un po' più, più diciamo, forte. No, più sì. forte per evitare doppioni, sovrapposizioni, sì, o sì. anche cose che alle volte poi non, mm. non vanno molto bene. Sì. Eh, quindi, insomma. Punterete, noi eh, punterete su queste sì, manifestazioni, sì. ma quali sono quelle che più vi sì, stanno a cuore? Sì. Allora, innanzitutto bisogna chiarire che noi, appunto, come diceva lei, eh, crediamo che l'assessorato al turismo e alla cultura deve essere un assessorato forte che, eh, certo, dialogando con tutti i soggetti, compresi i privati che organizzano eventi, eh, deve però eh, avere un ruolo di regia degli eventi, delle manifestazioni importanti, perché la questione delle sovrapposizioni purtroppo è una cosa estremamente spiacevole che negli ultimi anni è venuta troppo spesso quindi bisogna cercare assolutamente di dilazionare gli eventi nell'arco di tutto l'anno e di non concentrarli solo durante la stagione estiva perché bisogna essere di richiamo turistico durante certo. tutto l'anno visto che no, vogliamo puntare sul turismo come leva economica per far ripartire l'economia della città e poi l'altra questione che va eh, su cui bisogna lavorare e noi abbiamo intenzione di farlo è quello eh, di ehm, ampliare anche un pochino il raggio geografico in cui gli eventi vengono organizzati, ecco. per esempio no, in questi giorni siamo stati a Torrette, certo. eh, Ponte Sasso, Tombaccio, insomma nella zona di Fano Sud e quella è una zona che ha la maggiore ricettività di tutta la nostra città, però ha pochissimi eventi organizzati lì e invece bisognerebbe cercare di distribuirli anche geograficamente e poi eh, per quanto riguarda la domanda che, la conclusione della domanda che mi faceva cioè su quali eventi abbiamo intenzione di intervenire maggiormente finanziandoli eh, chiaramente in forma mia. dovuta e sostanziosa anche sono eh, due sono il Carnevale e la Fanno di Vitruvio il cioè ci vantiamo no? del fatto che il carnevale più antico d'Italia è, è nato nel 1347, attraverso, no? siamo risaluti a questa certo. data attraverso delle fonti documentali e quindi secondo noi va chiesto il patrocinio anche di questa manifestazione dell'UNESCO perché eh, ha un valore culturale molto forte e avrebbe un valore spendibile anche dal punto di vista della promozione non solo del carnevale stesso ma della città. Certo e Poi occorrerebbe, secondo noi, lavorare sulla possibilità di un ritorno del Carnevale estivo che aveva grande successo, e poi creare quei pacchetti appositi di turismo esperienziale e anche scolastico eh, che potrebbero essere di richiamo tutto l'anno proprio perché fanno sia la città del carnevale tutto l'anno. Insomma, c'è tanto da lavorare anche sulla questione della Fano di Vitruvio, perché eh, in questo concetto intendiamo inserire anche la settimana della Fano di Cesare, che però. Appunto, una settimana estiva, ma eh, dobbiamo programmare e promuovere le nostre bellezze archeologiche tutto l'anno in modo che siano magari soprattutto le scolaresche o certo. il turismo familiare ad invadere la nostra città, visto che appunto, come dicevamo prima, è pieno di bellezze. Quindi, anche su questa parte, per chi volesse approfondire, insomma, nel nostro programma, certo. che è stato no, è reso pubblico primo tra tutti i programmi delle varie coalizioni. Eh, tant'è che è online dal 9 di febbraio. E consta di insomma un buon numero di pagine perché siamo arrivati a 149 quindi insomma quasi 150 pagine di programma di cui stiamo adesso predisponendo una sintesi però sicuramente tra tutti i programmi presentati dagli altri candidati a sindaco il 27 di aprile scorso in comune questo è certamente quello più ricco quindi invito chi abbia voglia di togliersi qualche curiosità ad andarlo a sfogliare ecco. insomma, 150 pagine è quasi un best seller <ride> sì è un romanzo, <ride> è un romanzo. Sì. <ride> è un romanzo con, con appendici che però sì. tratta della città sì. di Fano. Allora, Marta Ruggeri, il turismo è sicuramente il diretto portato della, eh, dei beni culturali, ah. di quello che è il nostro patrimonio. Quindi, si possono sfruttare per un turismo, immagino, questa è la vostra idea, mm. tutto l'anno, sì. no? non H24, sì. ma H12-12 sì, sì, 12 sì. 12 mesi. 12 mesi. Questa è almeno mm. l'intenzione. Eh, anche perché ci sono molte attività economiche che gravitano attorno al turismo, agli eventi, alle manifestazioni che creano indotto e quindi insomma eh, concentrare tutto in soli tre mesi mm. eh, è un peccato. È riduttivo, è, riduttivo, certo, è riduttivo, insomma, sì. insomma, questi mm. però. Eh, tutti parlano di spalmare, sì, di allungare sì, la stagione. Sì. e di poi fare... non si è mai riusciti eh, a farlo. Ecco, ecco, è, certo. è, è possibile raggiungere questo eh, sì. risultato? Sì, noi riteniamo che sia possibile se si ha la consapevolezza consapevolezza delle difficoltà che oggettivamente ci sono, ma anche il desiderio di organizzare insomma, un programma diverso da quello fatto fino ad oggi e che sia adeguato proprio a questo scopo. Quindi noi eh, vogliamo, come dicevo prima, promuovere un turismo scolastico, eh, ma a livello nazionale, quindi invitare eh, tutte le scuole secondarie, primarie della, della nostra, del nostro Paese a venire a Fano mostrando quali sono le nostre bellezze organizzando proprio dei pacchetti ad hoc certo. le due grandi direttrici potrebbero appunto essere, continuare ad essere come dicevo prima il Carnevale e la Fano dei cioè la, la città di Vitruvio, di Vitruvio insomma cioè. la Fano di Vitruvio e eh, naturalmente questo deve andare di pari passo con il recupero dei siti archeologici, con la loro eh, fruizione che sia possibile sia di persona, no? aprendo al turismo eh, queste aree, ma anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, ma eh, questo non basta perché fanno bisogno di anche un'altra spinta turistica, che sia il turismo sociale, quello convennistico e quello sportivo, però... Eh, ne abbiamo già parlato qualche cioè, tempo fa, mancano le strutture, esatto. quindi la prima struttura in assoluto che secondo noi va realizzata è una struttura polifunzionale che sia adatta ad ospitare convegni ma anche eventi e spettacoli e quindi fanno, eh, sconta una mancata progettazione e quindi bisogna correre i ripari e cercare di realizzare il prima possibile per recuperare il tempo perso finora. Una struttura indoor è sicuramente l'ideale perché si presta a tante cose, però mm. sarebbe bello anche avere qualcosa uh, outdoor, cioè mm. all'aperto, tipo campo volo, mi esatto. viene in mente. Infatti, cioè, eh, uno spazio sì. che, che può ospitare anche attività attrattive per i giovani. Certo, noi è proprio in programma abbiamo questa realizzazione di un... Di un palco attrezzato nella zona aeroportuale, esattamente come il campo volo di Reggio Mila, che è molto attrattivo per i giovani perché lì si possono fare no, dei cicli di non solo conferenze, certo, ma anche concerti certo. di richiamo. Tra l'altro eh, anche mh, strategicamente quell'area è favolosa perché siamo all'uscita dell'autostrada, della superstrada, siamo fuori dal centro abitato, quindi non c'è la questione del disturbo. Esatto. Potrebbero no, nascere intorno tante attività, stabili certo. o meno stabili, però potrebbe essere veramente un volano economico legato al turismo, ma indirizzato soprattutto alla fruizione ma anche al mettersi in gioco da parte dei nostri giovani. Certo. Poi l'inquinamento acustico in questi casi è sempre no, la eh, spada di Damocle, eh, sì, no? sì. E invece in questo caso. Siamo distanti, no? quindi non sì. ci sarebbe disturbo mm. per, la quiete, per la quiete pubblica. E la sicurezza, soprattutto. E la sicurezza, perché ah, poi dopo lì ad ampi sì, spazi sì, sì, no, non ci anche, sarebbe neanche quel problema lì. Esatto, mm. che anche quello è purtroppo è un aspetto che ci sta eh. penalizzando non poco eh, certo. nel, negli, ultimi, negli ultimi tempi. Sì. Insomma, quindi storie, identità e eh, insomma, connotano. La, eh, la comunità locale fanese, insomma abbiamo visto il carnevale, la romanità soprattutto vedo che vi sta molto a cuore e insomma, eh, insomma per rafforzare questi, questi concetti sull'identità, sì. se eh, nel caso eh, diventerà sindaca della città di Fano come sì. li porterà avanti? Allora, sono insegnante di lettere, quindi ho una predisposizione Sione. naturale un pochino eh. per questi temi, quindi secondo me va promossa l'attività dei nostri autori, scrittori locali assolutamente e anche tutto quel filone di eh, romanzi mh, o anche racconti brevi che adesso hanno preso piede negli ultimi anni, che hanno, eh, fanno come luogo o come tradizioni al centro no, del, della loro storia, soprattutto ultimamente. Ultimamente sono stati scritti tanti romanzi gialli, cioè. quindi eh, per quanto riguarda il primo tema, eh, in, gli autori che hanno avuto successo non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, tra questi c'è Giulio Grimaldi, Fabio Tombari, Valerio Volpini, Giuseppe Bonura, Luciano Enselmi, eh, tra, tra i tanti e, e sicuramente va istituito presso le nostre biblioteche un fondo e poi va iniziata una promozione capillare all'interno delle nostre scuole, quindi va promo vanno promosse insomma queste cioè. personalità così importanti. E poi invece, per il filone che riguarda i romanzi e i racconti brevi, come dicevo prima, abbiamo intenzione di creare un premio ad hoc, il premio Frusaglia, eh, che si riferisce al nome del luogo immaginario in cui è stato ambientato il primo romanzo di Fabio Tombari che ebbe tanto successo nel Novecento. E questo potrebbe essere un premio che viene riservato eh, a racconti e romanzi, e racconti lunghi ambientati a Fano o eh, scritti da autori fanesi di elezione oppure di nascita, quindi è qualcosa in più che oggi non c'è. Insomma, quindi un un riconoscimento anche a chi parla di, di, Fano, Fano, eh, insomma, chi a livello, di Fano, chi scrive di Fano, eh, sì, eh, sì, chi la traccia proprio sì, come connotazione. d'arte sì, certo. perché è nato a Fano, eh, ma anche perché racconta certo, di Fano, certo. quindi fa conoscere Fano un po' in tutta Italia. Vanno premiati questi fanesi. Sì, perché magari affrontano aspetti o sono a conoscenza di alcune particolarità, luoghi o singolarità che magari neanche i fanesi esatto, o forse sì, no li conoscono. Sì, quindi, sì, 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 è importante, uh, sì. Sono dei divulgatori del sì, patrimonio sì. culturale e vanno giustamente enfatizzati. Mi viene da pensare, mm. insomma, uh, da non fanese, però mm. da, da colui che come apprezza que mm. questa parte. Della, della società che il vernacolo e il dialetto è sicuramente una parte fondamentale poi voi qui a Fano ci, ci tenete teniamo. proprio avete proprio avuto modo sì, di sì. notare nel tempo che ci tenete molto insomma quindi poi mi sembra che anche la regione Marche sinceramente mm. da, da, da qualche mese ha varato qualche uh, provvedimento sì. proprio che spinge in questa direzione eh, certo. quindi c'è un forte, una forte richiesta identitaria a questo riguardo, sì. anche se lei è un insegnante di lettere, eh però comunque... però la poesia dialettale comunque è comunque importantissima eh ecco. e in questo senso per quanto riguarda Fano la promozione che vorremmo fare è sul teatro dialettale perché Fano ha una tradizione molto eh certo. lunga, ampia e quindi innanzitutto eh, cominciare un'opera di catalogazione all'interno delle nostre biblioteche opere originali che sono state scritte per la messa in scena di rassegne come Cianfrusaglia, no? che si svolge al certo. Politeama, una rassegna a cui i fanesi sono particolarmente legati. E poi mh, riscoprire il premio Grimaldi che esisteva fino a certo. qualche anno fa, che poi è stato dimenticato, insomma secondo noi andrebbe proprio riscoperto perché l'identità... Della città si scopre anche attraverso l'utilizzo della lingua del dialetto e quindi sicuramente il teatro dialettale è la forma no, più popolare di utilizzo del, certo. del dialetto e per cui vorremmo rispolverare questo premio e siccome è stato un pochino accantonato perché partecipavano più o meno sempre gli stessi autori no, che scrivono opere teatrali in dialetto, vorremmo ampliare e renderlo più appetibile eh, facendo partecipare anche opere scritte in lingua italiana però da autori fanesi. E quindi vedere di avere più ecco. materiale no, da, da vagliare e da, da premiare eventualmente. Quindi... Io ho iniziato questa campagna elettorale con lo slogan Fano sicura di sé, dicendo che Fano deve tornare ad essere eh, sicura dei propri talenti, delle proprie potenzialità, delle proprie opportunità, eh, essere forte della propria identità. Insomma, questi aspetti culturali sicuramente vanno inseriti in questo contesto più ampio. Ecco, insomma, com come sempre si dice bisogna crederci un po'? Certo, no? eh? bisogna crederci molto. Credici molto, <ride> sì. perché se. se... Se soprattutto noi che viviamo la città ci crediamo, questa identità, questo orgoglio, un po' di sano orgoglio, sì. senza voler no, no, metterli in no, mezzo no, il campanilismo, però in modo sano, ci vuole un sì. pochettino per essere più... E facciamo, allora, in questo momento storico il fanese si sente un pochino sempre sottostimato, ecco. no? perché spesso le decisioni vengono calate dall'altro, vengono prese da Pesaro, da Ancona, quindi invece dobbiamo riscoprire noi stessi le nostre potenzialità, essere convinti delle politiche che possiamo portare avanti, anche quelle culturali sono fondamentali, Insomma, il patrimonio certo. archeologico che abbiamo noi vicino a Fano non c'è e quindi dobbiamo essere forti di, questa, di questo valore aggiunto e riuscire a promuoverlo, potenziarlo, valorizzarlo, quindi tornare a sorridere ecco. al, al nostro futuro. Al nostro futuro, eh. e in questo l'amministrazione... Eh, ha un compito importante perché poi a cascata i cittadini insomma, si eh, sentono sì. no? eh, spalleggiati, diciamo così, volti. sicuri, eh, sì. eh, sicuri di, di, di loro. Benissimo, Marta Ruggero. Il tempo tiranno, eh, sì. anche questo approfondimento è terminato, siamo arrivati in fondo, abbiamo toccato un argomento. Saliente, tra i più salienti, diciamo, mm -hmm. oltre a, ad altri che in questa campagna elettorale vengono affrontati, mm -hmm. ma quelle de, del turismo e della promozione sono importanti, visti nell'ottica proprio dello sviluppo di un territorio, sì, anche sì. dal punto di vista economico, certo. come volano di attività e anche di, di benessere della, della città e del tessuto sociale. Quindi, non è un tema frivolo, anzi, è un tema no, trainante, no. importantissimo mm. e che va affrontato con le giuste te tematiche e con le giuste argomentazioni. Noi abbiamo conosciuto questa sera quelle del Movimento 5 Stelle, grazie a Marta Ruggeri per essere stata grazie qui, a lei. in bocca al lupo per la competizione grazie. elettorale e cari telespettatori, grazie a voi per essere stati qui in nostra compagnia e vi rimando ai prossimi approfondimenti. Arrivederci. Buonasera.